Salve a tutti e benvenuti sul canale Creare con Sudest. In questo video tutorial andremo a realizzare un punto. Un punto che sembra nido d'ape, ma in realtà non lo è un finto punto nido d'ape. È un punto un po' tridimensionale, sembra appunto un nido d'ape perché forma questi piccoli buchetti che sono posizionati tutti a scacchi, un po' come il nido d'ape. Un punto abbastanza gonfio, restringe un po' il lavoro, per cui vi consiglio di realizzare sempre il campione con il filato che vorreste utilizzare per controllare il campione che andrete a ottenere, perché ripeto, il punto stringe abbastanza. Questo tutorial avevo già realizzato una volta, purtroppo per un errore mio il tutorial è stato cancellato, quindi vi chiedo gentilmente di sostenermi un pochino, commentare il video e mettere un bel mi piace, questo aiuta a risollevare un pochino il canale perché in questi mesi di estate purtroppo nessuno lo sta visualizzando. Per realizzare questo maglioncino, in questo caso sto realizzando un maglione per me. Nei prossimi mesi avremo il tutorial dettagliato di come realizzare questo maglione. Nel frattempo vediamo come realizzare questo punto. Il maglione sto realizzando con questo filato, un filato a catenella riempito con la lana all'interno, un filato piuttosto gonfio, facile da lavorare, un po' pelosetto, e qui abbiamo Concept by Katia Cotton Merino. Quindi sto realizzando con questo filato. Il filato mi indica in etichetta di poter lavorarlo con i ferri del numero 4 e 5. Io in realtà sto utilizzando i ferri del numero 6 perché per questo punto si consiglia prendere i ferri più grossolani per non stringere troppo il lavoro. Adesso invece vi vado a mostrare un campione. Così riusciamo a realizzare il punto più velocemente. Per il campione andrò a utilizzare il filato Merino Cotto di Lana Gatto perché è l'unico filato che ho adesso con me. I ferri consigliati di questo filato, il numero 3,5-4, io ho l'unico paio di ferri disponibili che sono il numero 4, i ferri più grandi non li tengo, quindi va bene comunque, ma consiglio in ogni caso utilizzare i ferri di almeno un numero più grande rispetto a ciò che è indicato in etichetta per questo punto. Quindi vado ad avviare il multiplo. Il multiplo di questo punto è composto di 4 maglie più 3. Per cui dobbiamo avviare un numero di maglie divisibile per 4 più 3 maglie più 2 maglie di vivagno. Io vado ad avviare i 3 multipli. I 3 multipli sono 12 maglie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono 3 multipli. Più 3 maglie per la simmetria, più 2 maglie di vivagno. Avvio naturalmente potete realizzare in qualsiasi modo comodo per voi. Il multiplo è composto da 4 ferri in altezza. Andiamo a vedere il primo ferro, il vivagno. Dopodiché dobbiamo lavorare le 3 maglie successive lavorate insieme, però la maglia centrale deve andare a posizionarsi in avanti. Vado a prendere la seconda maglia del ferro, soltanto con la punta lascio cadere le prime 2 maglie, vado a riprendere con la punta del ferro sinistro la maglia caduta e l'altra maglia la vado a posizionare in avanti. Dopodiché entro attraverso le prime 3 maglie sui ferri, 1, 2 e 3, e vado a lavorare da qui una maglia diritta. Le maglie rimangono sui ferri, non li lasciamo cadere. Un gettato, rientro di nuovo all'interno di stesse 3 maglie e lavoro ancora una diritta. Per cui da 3 maglie abbiamo ottenuto sempre 3 maglie. La maglia successiva, quarta maglia del nostro multiplo, è una semplice diritta. Ripetiamo di nuovo. La seconda maglia la dobbiamo posizionare per prima. Entriamo attraverso le prime 3 maglie sui ferri, un diritto, un gettato, un diritto. Cerchiamo di lavorare morbido.
La quarta maglia, una maglia semplicemente a diritto. Ripetiamo. Di nuovo il nostro multiplo, quindi prendo la seconda maglia dei ferri, la prima la lascio cadere, la riprendo con la punta del ferro sinistro, riposiziono la maglia sul ferro sinistro, una diritta, entrando all'interno di 3 maglie, un gettato, di nuovo una diritta, una maglia diritta. Le 3 maglie per la simmetria, qui vado a prendere di nuovo, lavoro le 3 maglie su 3, riposiziono la maglia e lavoro come sempre un diritto, un gettato, un diritto, tutto all'interno di 3 maglie, il vivagno. Il ferro successivo, che è un ferro di rovescio, si lavorano tutte quante le maglie a rovescio. Quindi completamente tutti i ferri rovesci, tutti i ferri pari, si lavorano tutte quante le maglie a rovescio. Se lavorate all'italiana o alla continentale, non importa assolutamente, tutte le maglie le potete lavorare come preferite. Il terzo ferro del nostro multiplo. Il vivagno. Dopodiché vado a lavorare una maglia diritta, seconda maglia diritta, quindi 2 diritte inizio ferro. Soltanto dopo incomincia il nostro multiplo di 4 maglie. Vado a prendere la seconda maglia, qui dobbiamo lavorare 3 maglie insieme, però la seconda maglia bisogna posizionare sul davanti ai ferri. Lascio cadere una, riposiziono. Entro attraverso le 3 maglie, molto importante entrare da dietro ai ferri, non da davanti così, ma da dietro ai ferri. Entriamo da dietro ai ferri e lavoriamo 3 maglie, un diritto, un gettato, di nuovo un diritto, tutto attraverso le 3 maglie. La maglia successiva, una semplice diritta. Di nuovo il multiplo composto da 4 maglie. 3 maglie da 3 maglie, la maglia successiva una semplice diritta, di nuovo il multiplo di 4 maglie, lavoriamo 3 maglie insieme, la seconda va posizionata come sempre per prima sui ferri, dopodiché un diritto, un gettato, un diritto. La maglia successiva diritta. Sui ferri rimane una maglia per la simmetria e si lavora a diritto. L'ultima maglia è il vivagno. Il quarto ferro è il ferro di rovescio e si lavorano completamente tutte quante le maglie a rovescio. Quindi, come potete vedere, con questo si conclude il nostro multiplo in altezza. Multiplo in altezza va ripetuto questi 4 ferri, dal primo al quarto ferro. Tutti i ferri pari si lavorano tutte quante le maglie a rovescio. Ripetiamo ancora una volta il primo ferro. Il vivagno. 3 maglie lavorate insieme. La seconda maglia però va posizionata per prima. Quindi lavoro un diritto, un gettato, un diritto, tutto dalle 3 maglie. Una maglia diritta. Questo è il nostro multiplo che andiamo a ripetere, come ho detto, dal primo al quarto ferro, fino a quando non andrete ad ottenere l'altezza che dovete realizzare per il vostro capo. Il punto è piuttosto semplice ed è di grande effetto, come qui lavorato per un po' si vede questo effetto, ecco, all'ombra si vede veramente molto bene che si formano questi piccoli buchetti come appunto un po' il nido d'ape.
Con questo penso che possiamo concludere con il nostro tutorial. Come sempre, grazie mille per avermi seguito. Non dimenticate di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi tutorial in uscita. Tutti gli articoli presentati oggi nel tutorial li troverete sempre disponibili nella merceriasudest.it. Giù nell'info box, proprio qui sotto al video, c'è una scritta altro. Cliccate su, si apre il box informazioni e da lì potete accedere a tutti i link che accompagnano questo video. Grazie mille e ci vediamo nel nostro prossimo tutorial.